Credo che qualche precisazione sia d'obbligo, perché di fatto non ci conosciamo, io starò qui e staremo insieme a parlare per un paio di orette, insomma, e quindi mi sembra corretto dire alcune cose. Io mi sono formata nella seconda metà degli anni 70 alla Statale di Milano, la facoltà di lettere, e ho fatto tesi in storia del Risorgimento. Però il Dipartimento in quegli anni, in quel decennio, il Dipartimento della Statale di Milano prevedeva una fortissima integrazione tra la storia e la geografia. Per esemplificare, pensate che non era possibile dare tesi in storia se non si fossero sostenute almeno 2 annualità di geografia. E d'altro canto è facilmente comprensibile se pensate che quelli erano gli anni in cui lì insegnava Lucio Gambi. Lucio Gambi, autore di quel volume che ho portato per memoria, che è questo, è un testo della PBA Einaudi che esce nel 73, il titolo è Una geografia per la storia. Io credo che a tutt'oggi i concetti fondamentali, centrali del percorso che queste due discipline continuano a compiere insieme sia già tutto enunciato in quegli scritti di Lucio Gambi. Ho poi insegnato, proprio grazie a quelle famose 2 o 3 annualità di geografia, ho poi insegnato geografia economica nella scuola secondaria di secondo grado per 10 anni, nell'istruzione tecnica, quella che allora si chiamava ragioneria, e poi sono stata distaccata all'istituto per molti anni, all'istituto per la storia della resistenza della società contemporanea di Alessandria. Ecco, questo per inquadrare un poco davvero il modo con cui io ho attraversato questo titolo e questo tema particolare che è quello della città. Ci sono 2 volumi molto belli e interessanti dello storico tedesco che è Karl Schlögel. Uno è Arcipelago Europa, non sono testi recentissimi perché sono stati editi nel 2011 da Bruno Mondadori, ma mantengono assolutamente il loro interesse. Dicevo Arcipelago Europa e poi sempre di Schlögel c'è Leggere il tempo nello spazio. Uno dei concetti che esplicita lo storico tedesco in questi, che è uno storico particolare, perché pensate che, per esempio, in Leggere il tempo nello spazio, lui ricostruisce tutte le vicende legate alla questione nazista attraverso una serie di fonti che solitamente non, fonti quali planimetrie, orari ferroviari, quindi davvero intreccia le competenze del geografo e dello storico, una costruzione molto interessante. Bene, dicevo Schlögel, dice che il racconto dei luoghi offre la diagnosi dei tempi. E la città contemporanea è la forma privilegiata in cui si esprime questa fase di transizione nostra, che è poi la fase legata alla transizione dovuta alla globalizzazione. E Schlögel sostiene appunto che la città è un racconto complesso della globalizzazione stessa. È il nodo della riorganizzazione delle dinamiche economiche, sociali e culturali. Il nodo dell'articolazione dello spazio e del tempo, ed è anche il luogo in cui l'esperienza umana si sta dipanando in forme assolutamente inedite rispetto al passato. Quindi certamente l'oggetto della nostra riflessione di oggi, quello della città, si presta molto bene a mostrare quali possano essere i legami, gli intrecci di queste 2 discipline, e questo è un campo in cui possono essere applicate questi legami in modo veramente proficuo. In un suo articolo comparso su Historia Ludens, poi comunque i riferimenti li trovate in questi documenti quando andiamo a vederli in 900.org. Antonio Brusa, che avrete modo di ascoltare al termine di questo corso, se non ricordo male, sì. Antonio Brusa aveva
pubblicato un articolo che iniziava, che aveva questo titolo: Senza città non c'è cittadinanza. E richiamava Antonio come tutte le parole che ruotano intorno a cittadinanza in realtà fanno capo a città: civile, civiltà, cittadino, urbano, urbanità. E queste parole non indicano una delle tante forme di convivenza che sono state sperimentate dalle comunità umane, ma si riferiscono proprio a quella specifica forma di convivenza che avviene all'interno delle città. E questa forma di convivenza all'interno delle città ha una sua data d'inizio, che è il quinto millennio avanti Cristo, in Mesopotamia. In Mesopotamia è un territorio dove si viene a creare per la prima volta lo spazio urbano. Quando agli albori del processo di urbanizzazione Gilgamesh e Enkidu si incontrano, in realtà è uno scontro, nel senso che c'è una rissa tra i due, perché Enkidu è rozzo, non sa parlare, è l'altro, è lo straniero, è il barbaro. E allora scriveva Brusa che l'idea della cittadinanza si è costruita, questa idea, scusate, è un post, è un articolo di Brusa, ma lo sfondo su cui si costruisce il ragionamento di Antonio Brusa è quello che viene da un libro di diversi anni fa, questo sì, di Mario Liverani, che è Le origini della città, e che è del 1998. Bene, dicevo, l'idea della cittadinanza si costruisce nei lunghi millenni che intercorrono fra il racconto di quella zuffa tra Gilgamesh e Enkidu e le storie di Ammiano Marcellino, quello storico romano che coniò il termine civile. Alla fine del IV secolo Ammiano Marcellino derivò da civis la qualifica portatrice di diritti giuridici, l'aggettivo civilis che significa appunto l'individuo disciplinato, consapevole dei propri diritti, consapevole dei propri doveri. È in sostanza l'opposto del selvaggio, l'opposto del feroce. Uruk, da cui alcuni dicono, però insomma non è che sappia venga il nome Iraq, però sì, cioè la localizzazione è quella, tuttavia non è certo che sia così. Uruk fu la prima città, quindi Mesopotamia. C'è un libro interessante, che è questo, di Leonardo Benevolo, in sostanza è una lunga intervista fatta a lui. Leonardo Benevolo, come sapete, fu uno storico, uno dei più famosi storici dell'architettura in Italia, che si intitola La fine delle città, è del 2014, se non, no scusate, 11, sì, del 2011, ed è edito dalla Terza. In sostanza, per ritornare dopo la parentesi della data d'inizio delle città e quindi essere andati nel quinto millennio, in sostanza torniamo a riflettere su che cosa è la città. Allora, abbiamo visto che la città si presta bene a veder confluire nel suo campo di studi tutta una serie di diverse discipline, da quelle più propriamente legate alla struttura fisica a quelle che invece evidenziano i tessuti sociali, i tessuti economici e culturali di un organismo urbano. E allora proviamo a pensare a quali erano le caratteristiche principali delle città fino agli ultimi decenni del Novecento. Allora, fino agli ultimi decenni del Novecento, vale a dire fino agli anni 70-80, la città aveva certamente molte caratteristiche che non sto a richiamare, tipo quelle della contiguità di molti edifici sviluppati in verticale, ma queste sono cose che insomma sono di tutta evidenza. Però aveva una caratteristica ben precisa, che era quella di avere una forma più o meno definita. Certo, questa forma si modificava nel tempo, nel senso che poteva espandersi, poteva allargarsi, poteva mutare, ma tuttavia la città rimaneva allo sguardo
assolutamente riconoscibile. E c'erano tutta una serie di elementi che differenziavano la città da ciò che non era città. Questo è un primo elemento che ritornerà durante tutta la nostra discussione di oggi pomeriggio. Quindi il confine, il margine, la città, che è quella cosa lì che viene riconosciuta e che si distingue chiaramente da ciò che città non è. Che cosa succede col finire del Novecento in quegli ultimi decenni e a maggior ragione in questi nostri, perché è un'operazione che continua assolutamente, in questi nostri decenni, primi decenni del terzo millennio? Succede quello che è sotto i vostri occhi. La città esce dai suoi confini, è chiaramente visibile in quel tratto di strada, uscendo dall'autostrada, era Romagnano Sesi, Antonella? Sì, ecco, cioè ragionavamo proprio su quello perché ne avevamo appena parlato. La città esce dai suoi confini, invade il territorio circostante, che pur non avendo acquisito i caratteri di urbanità, cioè non è che quel territorio, avete in mente quei territori in cui ci sono capannoni, ristoranti, centri commerciali, ecco, non ha i caratteri dell'urbanità, però non è più nettamente distinto, non è più altro dalla città. E così intorno alle città, ai confini, che in realtà sono sconfinamenti, ci sono degli immensi agglomerati spontanei e rendono poco governabile, ma questo lo vedremo più avanti, proprio il concetto di città. Dall'inizio del terzo millennio, più della metà degli abitanti del pianeta, così come risulta dall'organismo delle Nazioni Unite che è preposto allo studio della demografia, ecco, più della metà degli abitanti del pianeta vive in un ambito urbano o non rurale. Come dicevamo, la differenza tra dentro e fuori diventa più difficile da percepire e si ha la sensazione di essere, ecco perché, ma questa è una sensazione già data il titolo del libro di Benevolo, La fine della città, si ha la sensazione di essere di fronte a un'esperienza storica che sta volgendo al termine. Vediamo adesso una definizione, scusatemi, ma io ho sempre questo problema che ogni tanto devo bere. Vediamo una definizione di città, ho scelto questa perché mi è parsa molto chiara, sempre di Benevolo. Lo spazio della città è percepito come un insieme che deve essere percorribile in un tempo breve, costituito da elementi ravvicinati. Questo spazio deve apparire durevole nel tempo e vincolante per i successivi interventi edilizi. Detto in altri termini, la città deve distinguersi nettamente dall'intorno, ha un suo nome e una sua individualità, un suo nome paragonabile a quello di un essere umano, ma il principio del recinto che protegge l'uomo e le sue cose dai pericoli che possono esserci nei luoghi aperti dominerà la struttura di questi insediamenti. La città è uno spazio sé stante che tende a essere completo entro le misure che si è dato. Ecco, questa è la definizione città fino, dicevamo, stiamo ragionando di città europee, fino agli anni 70-80 del Novecento. Oggi lo spazio non è più organizzato da questa tipica forma che è stata per millenni la città occidentale, con un centro storico e poi con la sua corona di insediamenti recenti. Lo spazio abitato non è più percorribile a piedi, ma in auto, e questa espansione che man mano allontana dal centro storico non è controbilanciata dalla costruzione di altri centri, che possono sorgere, ma questi altri centri che non corrispondono al centro storico sorgono comunque in modo discontinuo, disorganizzato, spontaneo, non sono progettati. Ecco. C'è un articolo
Ecco, tra l'altro, vi devo dire questo, io ho sentito su Radio 3 venerdì scorso che sarebbe uscito questo libro, Le mani sulla città, in allegato a Left, con interventi assolutamente attuali, recenti. Ve lo dico perché così se per caso vi capita, voi magari lo trovate, avete più fortuna di me. Dal titolo appunto Le mani sulla città, allegato a Left, che è un settimanale. Io insomma, ho girato parecchie edicole. Mi dicevano che questo libro non c'è, che non è uscito, che non è arrivato, che forse arriverà. Comunque ho trovato un articolo sempre di Left, che evidentemente ha particolarmente a cuore questo tema della città, l'ho trovato online, ed è un articolo comparso su Left, nell'agosto del 2018 e fa riferimento proprio a tutti questi temi e problemi a cui stiamo iniziando a far cenno. Nel senso che parla di deregulation urbanistica, di zoning. Zoning è quando, sapete, c'è una precisa destinazione nell'uso dei suoli. Parla di tutta una serie di aspetti quali la cementificazione a oltranza, insomma, tutti tantissimi esempi che possiamo avere in mente, pensando anche soltanto alle città italiane, no? A quelle periferie che non hanno più identità. Pensate agli studi di Giovanni Berlinguer sulle baracche romane, sulle baraccopoli, ma se pensiamo ad altre realtà del mondo, pensiamo agli slums. Insomma, queste mani sulla città. Possiamo pensare a Roma, a Firenze, a Venezia, cioè Venezia è il caso più recente, quindi più recente nel senso che purtroppo tristemente se ne è parlato a lungo negli scorsi mesi. Ecco, queste mani sulla città possono essere appunto queste mani, per così dire, volendo distinguere, queste mani cattive che distruggono le città, ma po possono essere anche le mani di invece un'architettura, un'urbanistica che si sforzi di operare in modo da riaffermare quello che è il binomio centrale, fondamentale, cioè quello, un binomio tra democrazia e sostenibilità. Nel nuovo millennio le megalopoli stanno andando incontro a una trasformazione totale, perché l'inurbamento continua. Ecco, il termine megalopoli viene da lontano, viene usato per la prima volta nello studio di un geografo, che è Jean Gottman, che scrive appunto Megalopolis nel 1961. Questo volume poi è tradotto qualche anno dopo in Italia, nel 1970. Le prime megalopoli che vengono studiate sono quelle statunitensi, vale a dire la megalopoli orientale, quella che affaccia sull'Oceano Atlantico, che è lunga. Beh, ah, scusate, megalopoli naturalmente significa l'unione di più metropoli che danno luogo a una fascia del tutto urbanizzata, con una vasta estensione e con un numero molto elevato di abitanti. Magari dico cose che sapete benissimo, però mi piace richiamarle perché usando dei termini. Ecco, dicevo che Megalopoli viene da Gottman, in questo suo studio Megalopolis del 1961. Dicevo che le prime a essere studiate sono quelle statunitensi, quella atlantica, che in sostanza va da Boston fino a Washington, quindi Boston, New York, Philadelphia, Baltimora e poi la chiude Washington, ed è estesa per 700 km. E poi c'è la megalopoli del Pacifico, che è quella che parte da San Francisco, Los Angeles, San Diego, e anche qui abbiamo una notevole estensione di chilometri. Abbiamo poi una megalopoli padana, come vi sarà ampiamente noto, e abbiamo una megalopoli europea. Su quella europea io non mi soffermo, vi accenno soltanto perché recentemente ci sono una serie su quella europea di discrepanze, nel senso che gli studiosi non sono più d'accordo su in realtà quale sia. Comunque era quella che fino a qualche anno fa veniva chiamata la banana blu, parte in sostanza da Londra, scende nella Francia, arriva fino alla Pianura Padana e da lì prosegue verso Bologna e l'Adriatico. Vi dicevo, questa banana blu pare che il termine non sia più corretto, il termine veniva proprio perché
assumeva questa forma trasversale. E comunque certamente esiste una megalopoli europea che si colloca in quella zona, che attraversa i territori della Ruhr, tanto per intenderci. E la megalopoli padana è una megalopoli che parte da Torino, anche se in realtà alcuni manuali più recenti la fanno partire anche da Cuneo, può darsi, io resterei su Torino, parte da Torino, arriva a Milano e poi, per così dire, va a toccare i due assi che delimitano la pianura padana, quindi abbiamo da Milano un asse verso sud che attraversa tutta l'Emilia, che arriva fino a Rimini, e poi invece l'asse nord che prosegue Bergamo, Brescia, avete in mente anche la linea ferroviaria, e che arriva fino a Pordenone. Questa è la megalopoli italiana. Abbiamo già visto quanto sia elevata la percentuale, nello studio dell'Organismo delle Nazioni Unite parla di più della metà della popolazione mondiale che vive in aree urbane o non rurali. E per avere un dato di riferimento, pensiamo che nel 1850 in città viveva il 3% della popolazione, quindi voi capite il mutamento come è stato accelerato e veloce, perché si tratta di poco più di 150 anni, è il 3% della popolazione mondiale. Nel 2010 era più o meno il 54%, ci sono delle previsioni che parlano di un 70% di inurbati nel 2030. Abbiamo già fatto cenno a un aspetto drammatico, che è quello che questo inurbamento avviene spesso con il fatto di accogliere le popolazioni in quartieri nelle grandi città occidentali che sono quartieri assolutamente degradati, come quelli dicevamo, delle baraccopoli. Pensiamo anche a alcuni aspetti delle banlieue parigine, che diventano delle vere e proprie enclave separate. È come se noi dovessimo assistere, cioè di fatto assistiamo, a un nuovo apartheid urbano, cioè una separazione che nelle metropoli americane è ancora più forte, perché lì sono separate delle minoranze ultra ricche rispetto alle maggioranze dei poveri. Sono i quartieri in cui il conflitto tra architettura e democrazia si fa ogni volta più forte. Sono i quartieri per miliardari che sono circondati da mura, da fili spinati, da accessi per il cioè dal controllo per l'accesso, da telecamere. Ci sono in Messico, ci sono in Brasile, ci sono anche ad Hong Kong. Più spesso invece da noi abbiamo questa separazione che, sto parlando dell'Italia in questo caso, di una segregazione che è fisica, nel senso che a un certo punto la città è circondata da una sorta di quartieri che venivano definiti quartieri dormitorio. Questi quartieri dormitorio in realtà anch'essi formano un muro, una separazione, una barriera. Pensate ad esempio al Corviale di Roma. Ecco, a questo proposito, se vi accade in classe o se avete piacere di trovare, di proiettare, di vedere insieme ai vostri studenti, c'è questo film che è gradevolissimo perché, tutto sommato, avendo come protagonista Paola Cortellesi e Raoul Bova, insomma anche i ragazzini, a seconda anche del tipo di istruzione dove insegnate, lo seguono con piacere perché c'è poi anche la storia d'amore, quindi insomma. In realtà il film, che si intitola Scusate se esisto, ed è di Riccardo Milani, ed è un film del 2014, non l'avete già visto, ecco, lì il film si ispira proprio alla vicenda del Corviale di Roma. Il Corviale di Roma è quel assurdo, assurdo, insomma sì, a mio avviso, assurdo serpentone, insomma quelle costruzioni che, paragonabile a quelle che per Genova vengono chiamate quando si arriva dall'autostrada, insomma quando si arrivava, le lavatrici, avete in mente quelle costruzioni con tutti gli oblò,
Ecco, il Corviale di Roma prevedeva che negli ultimi piani ci fosse fu progettato nel 72 da Mario Fiorentino, molto discusso già allora, quell'intervento di questo architetto, prevedeva che agli ultimi piani ci fossero dei negozi, dei centri commerciali, dei luoghi di ritrovo, insomma una socialità per quella realtà costruita alle porte di Roma. In realtà questi esercizi commerciali non vennero mai instaurati, un po' come accade nel centro di Alessandria, che nella sede dell'ex mercato, scusate se vi parlo della mia città, però dell'ex mercato coperto, hanno eliminato il mercato coperto, hanno progettato questo nuovo edificio al cuore del centro storico, con tutta una serie di vetrine che da almeno 15 anni sono assolutamente vuote e che diventano anche pericolose, ve lo posso assicurare, perché avendo io il garage lì sotto, alla sera quando scendi Costa Maia sei sempre un po' in agitazione, perché in effetti questo luogo è un luogo che si presta molto a usi e utilizzi diversi. Quando scende la sera non ci sono più le mamme con i passeggini che girano a guardare le vetrine, insomma, o a fare acquisti. Dicevo, il Corviale, quegli spazi rimangono vuoti, vengono occupati da delle famiglie e da lì si innescano tutta una serie di elementi di degrado. Allora c'è questo architetto che esiste, che è vera, che è Gwendalina Salimei, un architetto di Roma molto brava, che nel 2009 vince il concorso per la riqualificazione del Corviale. L'impegno è di 5 milioni di euro, lei vince il concorso, di fatto a questo progetto non vengono date assolutamente gambe, e quindi a tutt'oggi il Corviale è così com'era. Quindi abbiamo già messo sul nostro tavolo tutta una serie di criticità e di elementi. C'è un altro elemento che è un elemento di criticità per quanto riguarda la crescita delle città attuali, che è la crescita dello sprawl. Sprawl, con questo termine si intende che cosa? Si intende e si indica il consumo dei suoli. Bevo. Ecco, pensando a sprawl, che si scrive sprawl, S-P-R, qua avrebbe ragione Enrico, ci stava bene la slide con scritto. Ma niente, ognuno ha la formazione che ha, non mi piego alle slide, non lo so perché. Ho promesso ad Enrico Pagano che manderò il testo in cui è specificato in modo autorevole il perché sia bene non usarle. Quindi ho delle fonti che mi accreditano. Sì, no, credetemi per fede. Comunque, scusate, vi ridico, si scrive sprawl e si scrive S-P-R-A-W-L. Con questo termine si indica il consumo dei suoli. Consumo dei suoli che cosa significa? Significa che, come avviene per esempio nelle molte città americane della California, anziché estendersi verticalmente ci si estende orizzontalmente. Voglio dire che le abitazioni sono le ville, le villette, la casa singola, in cui di fatto tu ti espandi, la città man mano si allarga e tu stai consumando suolo, perché in realtà in quel suolo potevano esserci le case torri a cui siamo abituati, avete in mente la città medievale, dove poteva reggere una densità molto più elevata di persone. Sprawl, che indica un concetto quindi di città diffusa, di dispersione urbana, questi fenomeni sono legati sempre a questa crescita rapida delle città che non riesce a essere governata. Ecco, proprio una questione di governance anche. C'è uno studio molto interessante, a più voci, pubblicato sulla rivista Sentieri Urbani, è del 2016, si intitola Il modello italiano di dispersione urbana e illustra come lo sviluppo urbano a bassa densità su grandi estensioni di territorio, lo sprawl appunto, è una patologia
che da molti anni viene segnalata a scala mondiale, che si presenta con modalità poco diverse in tutti i paesi, sia industrializzati che in crescita. Il fenomeno riguarda anche tutto il continente europeo e la ricerca di cui vi parlavo, comparsa su Sentieri Urbani nel 2016, una ricerca a più voci, sono più gli autori, sono almeno 5 o 6, si sofferma sul caso italiano. Vi leggo questo breve estratto perché secondo me chiarisce molto bene questo termine e introduce una distinzione, perché per l'Italia non parla solo di sprawl, ma parla di sprinkling, che è scritto spring, K-L-ing, e vediamo allora come precisano questa differenza tra sprawl e sprinkling. La fisionomia attuale del paesaggio urbano nazionale inizia a svilupparsi dal secondo dopoguerra. Inoltre, dagli anni Ottanta in poi, i momenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale si sono sempre più divaricati e indeboliti, e l'urbanizzazione è dilagata liberamente in forma dispersa, soprattutto dove vediamo? Nelle pianure agricole, nelle valli fluviali, ma anche nelle fasce collinari e pedemontane. Ne è derivata l'alterazione sistematica di importanti paesaggi agrari e culturali e l'invasione di vaste aree a rischio idrogeologico, con drammatiche conseguenze sulla sicurezza delle aree abitate e produttive, che ogni anno mostrano la loro altissima vulnerabilità. Siamo proprio qua, nel nostro, un'altissima vulnerabilità, anche a causa delle variazioni climatiche in atto. Gli indicatori utilizzati hanno permesso di classificare i comportamenti insediativi attraverso la penisola, che, come ben noto, presenta da sempre profonde differenze economiche, sociali e culturali tra nord e sud, che le politiche governative non sono riuscite a tutt'oggi a colmare e ad equilibrare. Un risultato significativo ha riguardato la configurazione di un nuovo schema dispersivo, quello che loro denominano sprinkling. Che cos'ha in sostanza questo sprinkling, per farla breve, di diverso dallo sprawl? Che è un modello ancora meno controllato, ancora più disordinato, ancora più difficilmente governabile dello sprawl stesso. Nel senso che lo sprinkling italiano accade e si verifica là dove non riesci a ipotizzare, dove non riesci a immaginare delle linee di espansione. Conseguenza di questo fenomeno sono i tanti quartieri senza identità, senza piazze, senza luoghi di ritrovo, che non siano i centri commerciali. E allora, se nominiamo i centri commerciali, non possiamo non fare riferimento all'antropologo Marco Gé, che anni fa coniò proprio il termine di non luoghi. E aveva scritto questo libro molto bello che era in Italia nel 1990, no, Francia nel 92, nel 93 in Italia, che si intitola Non luoghi, introduzione a un'antropologia della surmodernità. E allora vediamo i due termini, certo non ci mettiamo a leggerlo anche perché probabilmente molti di voi lo conosceranno, tuttavia è un testo fondamentale questo di Auger sui non luoghi. Vediamo soltanto di chiarire questo titolo, che di per sé è già estremamente complesso. In rapidissima sintesi, non luogo è un luogo dove molte persone transitano, abbiamo moltissimi flussi, ma nessuno abita. Quindi il centro commerciale, ma anche l'aeroporto è un luogo. Sì. E però lui dice non luoghi, introduzione a un'antropologia della sua modernità, quindi collega già nel titolo quello che poi sta dentro questo libro, che è davvero interessante. Che cosa intende per surmodernità? Innanzitutto intende per surmodernità ciò che viene dopo il cosiddetto postmoderno, ma in surmodernità ci sono tre eccessi: un eccesso di spazio, e quindi quest'uso dei suoli di cui abbiamo parlato, un eccesso di tempo, perché questo tempo, la dimensione temporale, come vedete, è con le connessioni, con le rivoluzioni tecnologiche, è assolutamente cambiata, no? Quello che prima richiedeva un determinato tempo, ora richiede tempi che sono assolutamente altri.
è un eccesso di ego. Questo eccesso di individualità lascio a voi riconoscerlo nelle vostre relazioni, nel nostro vivere, nel nostro essere in ambito lavorativo, nella scuola, insomma dappertutto. Quindi la caratterizza con questi tre eccessi. Sono proprio per rapidissima sintesi, però credo che siano degli elementi che possano servire alla nostra riflessione. Torniamo alle caratteristiche delle nostre città, queste come dicevamo che sono venute mutando dalla fine del Novecento ad oggi, e allora una riflessione è questa, che scusate. Ecco, che se il fenomeno della globalizzazione ha, e questo senz'altro è vero, ha democratizzato il turismo, no? Nel senso che è molto più possibile spostarsi, viaggiare, anche per dei ceti che prima viaggiavano e si spostavano molto meno. Quindi c'è questa democratizzazione dell'industria turistica e del turismo, perché è diventato un turismo di massa. Pensate alle città, alle nostre città d'arte. D'altra parte, questo aspetto, per così dire, positivo, ha sottoposto i centri storici allo stress di un numero esorbitante di visitatori, a un peso demografico che le città, i centri storici non sono in grado di sopportare. E soprattutto hanno reso queste città, lo so che è un termine che viene molto usato, però davvero è il termine più corretto, che viene usato anche dai geografi, cioè hanno reso questa città Disneyland. Io ho due ricordi di una città che amo molto, che è Praga, che ho visto immediatamente dopo il crollo del muro di Berlino, quindi l'ho vista nel marzo 90. Certamente con queste sue periferie, con questi hotel ancora molto tristi, molto poco colorati, molto severi, molto austeri, e però io ci sono tornata questa primavera e veramente ho un rimpianto enorme per quella Praga, perché lì con gli studenti si andava a vedere il Teatro delle Lanterne, si andavano a vedere una serie di mostre, si andavano a cercare gli oggetti da portare a casa, di legno, i burattini. Oggi, se vi capita, il centro di Praga è veramente una tristezza infinita, piena di oggetti che imitano quei famosi burattini di allora, tutti di plastica, pieni di panda altri 3 metri, come questo soffitto, che si aggirano tra il Ponte Carlo e la gente si ferma a fare le foto. Cioè, ecco, io credo che, io ho discusso a lungo con dei colleghi su queste realtà, e appunto molti colleghi dicevano: ma è la democratizzazione, il fatto che adesso più... Io credo però che si debba studiare, insomma, un qualcosa, perché non è possibile. È vero che turisti in vetrina con le gambe a mollo dell'acqua, con i pesciolini che... Bravissimo. Quello poi è veramente una roba quasi schifosa. Sì, a me ha provocato quello, non so a te, ma veramente è una cosa disgustosa. Poi il centro è solo il centro, va a vedere il cimitero di Praga, oppure sì. Ci sono delle zone della collina, dei quartieri, no? Dei praghesi, anche. Sì, quindi non sono molto bacini. No, infatti mi dicevano dei colleghi che bisognava andare in certi quartieri periferici e bisognava, insomma, spostarsi lì per riuscire a trovare. Però voglio dire, pensate a Firenze, no? Pensate a tutto il centro storico con tutte le botteghe espulse, in cui tutto quanto è diventato o banca o ginseria, insomma, o sushi, o kebab, ecco, questo. È inutile che mi dilunghi su questo aspetto, che sono aspetti che sono noti a tutti voi. Ecco, accanto a questo fenomeno di turistificazione, chiamiamolo così, delle città, cresce in queste nostre città sempre di più lo ostracismo
verso i più poveri. E questo rende sempre più difficile per i cittadini, per chi ha voglia di dedicare dell'impegno civico, insomma, diventa sempre più difficile resistere e opporsi alla speculazione, alla privatizzazione degli spazi pubblici, all'annullamento della memoria che minaccia i centri urbani. Abbiamo visto e introdotto diversi termini, no? L'altra parte del titolo diceva lessico della città, ne abbiamo introdotti davvero molti, e tuttavia ce n'è un altro che vi è noto, su cui occorre soffermarsi perché è centrale nell'analisi delle città attuali, ed è la gentrification o gentrificazione. Su questo fenomeno c'è un libro molto bello di Giovanni Semi che si intitola Gentrification, tutte le città come Disneyland, è del Mulino ed è 2015, direi, sì, 2015. Giovanni Semi insegna all'Università di Torino ed è ritenuto uno dei più grandi esperti di gentrification in Italia. Giovanni Semi, Semi con la M, sì, è sociologo all'Università di Torino. Allora, anche qua vediamo, perché è meglio dirlo con le parole sue che non con le mie quando si tratta di dare delle definizioni, come definisce la gentrificazione. Lui in realtà usa il termine, come dicevo, in inglese, gentrification. La gentrification ha a che fare con una riconfigurazione della città grazie al ritorno dell'interesse da parte dei pubblici o dei privati nell'investimento, della rigenerazione e riqualificazione della città stessa. Questa riconfigurazione non deve portare con sé l'arcaica distinzione geografica di centro e periferia, perché i capitali investiti toccano indistintamente entrambi i contesti. Questo è un primo elemento molto importante per riuscire a capire la gentrificazione in modo non superficiale, come talvolta viene utilizzato questo termine. Un primo elemento per capire è questo, che la gentrification non riguarda solo il centro, non riguarda solo la periferia, può riguardare tutte le zone di una città. E allora vediamo che cosa capita con questi capitali. Tradizionalmente la letteratura sulla gentrification, pur riconoscendo questi fenomeni di miglioramento della città, non può non avere il rovesciamento della medaglia. Solitamente c'è un aumento dei valori immobiliari, salgono i prezzi al metro quadro, salgono gli affitti e sale il costo della vita. L'effetto è molto semplice, costa tutto molto di più, costa abitare, costano i servizi, costa muoversi, costa mangiare. In questo senso, chi riesce a catturare, e questo è un meccanismo economico, chi riesce a catturare questo aumento dei valori ne approfitta. Come? Avevo una casa in quella zona che è stata gentrificata, vendo la casa e immediatamente ho un prezzo maggiorato che non avrei mai raggiunto, che non avrei mai ottenuto. Oppure l'aumento di valore è dato dal fatto che io apprezzo, posso apprezzare nuovamente una zona. Un esempio, a noi caro, e guardo il direttore, a noi caro perché lì ha sede la nostra casa nazionale, nel senso la Casa della Memoria di Milano. Il quartiere si chiama Isola, è quel quartiere dove c'è Piazza Gaia Olenti, che se non avete mai visto vi invito a vedere, perché io quando l'ho vista la prima volta mi sono profondamente commossa per più ragioni che vi dirò, cioè che vi dico subito. La prima è che sono di Milano, la seconda è, cioè, che sono di Milano, che sono nata, cresciuta, vissuta lì fino a quando poi mi sono spostata per amore, e la seconda è che quella era la mia zona.
Quindi quando l'ho vista davvero una grandissima commozione, perché Piazza Gaolenti è quella, avete in mente, con le fontane che a sfioro, con la musica che a volte fa muovere l'acqua, con il grattacieli Unicredit, con il bosco verticale. Adesso è veramente proprio. Esatto, di grandissima bellezza. Quell'area è vissuta anche giorno e notte. Sì. Sì, assolutamente, tutta una serie di locali, di bar, di ristoranti, ma di biblioteche, cioè è un esempio. Beh, pensate al fatto che lì c'è la Casa della Memoria, dove ha sede l'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza, il Ferruccio Parri, quindi è certamente una realtà viva. Quella che cos'era? Quella era l'area delle Varesine. Le Varesine erano un enorme terrapieno sopraelevato, ed è per quello che voi vedete la piazza Gaolenti, per chi l'ha vista è sopraelevata, nel senso che ti chiede ma perché una piazza in alto? Perché l'hanno fatta lì dove c'era questo grande terrapieno, e questo terrapieno negli anni 60 ospitava in modo pressoché stabile un enorme Luna Park, che si chiamava Luna Park delle Varesine. Andiamo alle Varesine significava andare a Luna Park. E poi lì c'era, quando facevo la scuola elementare, davano solitamente questi biglietti omaggio, poi c'era qualche mamma, di solito la mia, che accompagnava queste bambine. C'era il circo di, mica il circo, cioè c'era il circo di Liana Orfei, Liana Moira Orfei, questo per anni. Ovviamente quest'area era un'area decisamente periferica, anche bruttarella, e insomma anche, non dico pericolosa, però insomma di sotto, intorno, nelle vie, lo chiamavano l'ambiente della mala, cioè non è che questi che aggiustavano le biciclette, adesso non è che voglia dire con questa registrazione, però insomma non è che questi negozietti e queste attività fossero sempre perfettamente, cioè era un ambiente molto vivo, ecco, molto, molto ruspante, molto... Ma perché si chiamava le Varesine? Beh, anche lì questo è importante, come vedete, per il nostro discorso di oggi, di questa impossibilità di separare storia e geografia. Si chiamavano Varesine perché lì c'era la stazione ferroviaria delle Varesine, ed ecco perché in alto. Poi la città, i trasporti mutarono, la stazione delle Varesine venne eliminata, quindi questo enorme terrapieno, cosa, avevano tolto tutto, abbattuto, rimane lì, per quello per decenni è stato usato come luogo in cui creare Luna Park, la ruota panoramica, eccetera. Ora è il luogo stupendo che voi avete davanti agli occhi. Ecco, è davvero un... Dove vivono chi? Dove un metro quadro costa... I VIP di Milano. I VIP di Milano, i famosi, si chiamano, hanno unito i cognomi, Ferragnez. Vivono lì, no? Certo, e poi ci stanno calciatori, ci stanno tutte queste persone. E quelle persone che erano lì dove sono andate? Ecco, questo quando si parlava dell'impossibilità di non avere il retro della medaglia. Cioè c'è stata chiaramente un'operazione di tipo capitalistico e di investimenti enormi che hanno certamente riqualificato quell'area che è diventata un gioiello per la città, che certamente hanno dato valore a un territorio che era in parte abbastanza degradato, ma ci sono questi altri aspetti. C'è il fatto che le figure cittadine che abitano quel luogo, che abitavano quel luogo, sono state espulse, ma anche quando non siano state espulse, nel senso che abbiano potuto mantenere un qualche piede all'interno del quartiere, beh, di fatto per gli anziani è una sorta di spaesamento. Perché come fai ad uscire, cioè a ritrovarti con dei sushi, con queste robe qua intorno, cioè quando tu eri abituato magari alla vineria in cui andavi a farti imbottigliare, capite? È un problema effettivamente che esiste, una contraddizione. Voglio dire che se da un lato ci sono coloro che sanno, possono avvantaggiarsi di questa situazione della gentrificazione, ci sono quelli che invece la subiscono. Le politiche amministrative, ragionando sulla possibilità di riattivare una determinata zona della città, quindi di rigenerarla,
però non possono più puntare sul tessuto produttivo, perché il tessuto produttivo ormai non è più in città, ma è posto al di fuori delle città. L'abbiamo visto che sono state gli sconfinamenti di cui parlavamo prima, le fabbriche, non ci sono mica più le fabbriche in città, ma anche gli studi professionali. Molti studi professionali si collocano all'estrema periferia, perché così la gente può arrivare da tutta Italia in macchina, trova un parcheggio e può accedere al servizio, ma anche senza andare nelle enormi città. Anche nella città di Alessandria esiste uno studio Centocannoni, che prima era in corso Centocannoni attiguo, contiguo alla piazza principale della città, e che adesso è nella zona di Tre, cioè la zona di Tre è un posto dove non ci puoi andare se non hai una macchina, ci devi andare in auto per forza, quello di cui parlavamo prima, queste città che possono essere attraversate in auto. Eppure Alessandria è una piccola città, sono 90.000 abitanti, 95.000, no? Ecco, semi poi, ma questo ve lo accenno soltanto perché è carino, cioè è carino, interessante come riflessione. Oltre alla gentrification, utilizza un altro concetto, che è quello della studentification, che anche quello è molto vero, perché le città universitarie, nella nostra non è accaduto, nel senso che ci abbiamo provato, stiamo provando, però questi effetti della studentification non si vedono, nel senso che non è che ci sia stati particolari mutamenti nella città di Alessandria da quando c'è l'università. Però pensate a una città, cioè a una città come Bologna. Che cosa significa il fatto di avere questo numero di studenti così elevato? Qui Semi dice che la studentification però non produce gli effetti della gentrification, cioè che ci sia un aumento del valore, ma al contrario, lui dice, c'è un abbassamento del valore. Lui dice, basta guardare il valore degli immobili di Piazza Verdi a Bologna, che è sceso assolutamente, proprio perché questi studenti, insomma, questi movimenti legati a questa presenza studentesca così pesante in quel luogo, oppure San Salvario a Torino, cioè lì il valore degli immobili è crollato. Questi fenomeni di trasformazione vedono tantissimi attori politici, sociali, e in questo caso, nel caso della studentification, anche l'università diventa un attore che non è semplicemente un dispensatore di studi e di certificati, ma che, laddove esistano dei progetti illuminati di quelle famose buone mani sulla città, possono dar luogo a dei campus, a delle zone che vengono riqualificate, a degli aspetti in cui gli stessi studenti che si sono formati in quella città poi riversano nella città stessa il loro sapere, le loro risorse, le loro competenze. Ecco, tutto bisogna vedere come va, insomma, come funziona, quali degli elementi scatta. Cosa significa la trasformazione di una città? Che cosa significa? Certo. Io vedo Torino è una città che ha avuto una grande trasformazione, da città, città provinciale diventata città internazionale. Cool, glamour, certo. Però io che sono di Torino, quindi adesso abito ancora in Torino da molti anni, no? Sì. Ci vado ogni tanto. Visto che questa trasformazione è solo a livello stradale, no? Cioè, lei adesso può mangiare cinese o iraniano in qualsiasi quartiere, ci sono ristoranti dappertutto, a migliaia e migliaia di ristoranti, migliaia di negozi, anzi ci sono così tanti negozi che quelle vie, consideriamole belle, quelle dove ci sono negozi importanti, sono state parmezzate, no? Per fare più posto, quindi certo, si sono anche banalizzate. Parcellizzate gli spazi, sì. Allora, la trasformazione io l'ho vista così, è quella. E questa internazionalità, questo sviluppo, sì, è stato questo. Questo è uno dei fenomeni della globalizzazione, appunto, che ha espulso dalla città i settori produttivi, come dicevamo prima. Il cittadino medio è cambiato forse anche in peggio, no? Perché quelle zone che lui considerava rappresentative per lui, oppure non ci sono più. Però nel meglio che cosa c'è? C'è magari un
ci sono migliaia di ristoranti che magari lui non ha nessuna intenzione di frequentare, certo. Proviamo a vedere se, introducendo degli ulteriori indicatori e criteri, riusciamo alla fine a rasserenarci, però a pensare che forse qualcosa sia possibile intravedere in queste nostre città, che appunto il fenomeno della globalizzazione ha trasformato e continua a trasformare profondamente. Vediamo se volevo dirvi ancora qualcosa. No, beh, direi che sulla studentification abbiamo detto le cose che dovevamo dire. Ecco, dopo questa panoramica, che infatti con il collega in cui facevo sostanzialmente una sorta di conclusione su questi aspetti su cui ci siamo soffermati, dopo questa panoramica sui principali temi e problemi che attraversano la riflessione sulla città nel terzo millennio, io, scusa, posso parlare ancora mezz'ora? O no? No, dimmi tu, un quarto d'ora, cerco di andare più veloce, non faccio più esempi. Fino alle 5, 15, anche oltre. No, no, figurati, no, no, assolutamente, no, non faccio più esempi così, anche se a volte gli esempi però sono utili per ragionare. Ecco, dopo questa panoramica, dicevo, in cui abbiamo citato degli storici, degli antropologi, dei sociologi, dei geografi, cercando di offrirvi lo sguardo con cui ognuno di loro ha ragionato sul nostro tema, io vorrei offrirvi adesso un percorso di riflessione che viene da uno sguardo che non abbiamo ancora contemplato, che è quello della filosofia. Ce lo offre Anna Lazzarini. Anna Lazzarini insegna all'Università di Bergamo e ha pubblicato questo saggio. Poi lei in realtà ha pubblicato anche un volume specifico che in questo momento, vabbè, poi ve lo dico. Polis in fabula. Polis in fabula, ecco. E però quello, il percorso che vi offro oggi pomeriggio viene da invece questo studio che si titola, è un articolo, un saggio, un breve saggio che si titola Polis Cosmopolis ed è in Terra Mobile, Atlante della società globale, che è edito da Einaudi nel 2014. Per attraversare questo, sì, buonasera. Per attraversare questo, cioè per compiere insieme questo percorso, dobbiamo avere in mente quello da cui eravamo partiti: confine, confinare, sconfinare. È quello l'elemento su cui lei, gli elementi su cui ragiona e che l'aiutano a, secondo me, questo studio è esplicativo e anche suggestivo. Insomma, se vi capita, potreste leggervelo. I processi globali sembrano imporre una crescente pervasività del virtuale, un allentamento degli vincoli spazio-temporali, lo abbiamo già visto prima, il telelavoro, insomma, per citarne uno, forme di sradicamento territoriale e di sconfinamento costante. È come se la spazialità materiale urbana sembrasse evaporare in favore di una nuova topografia, una topografia che è elettronica, che è mediale e si diffonde un'immagine del reale come cyberspazio. L'esperienza del nostro tempo è la mobilità. Una mobilità di chi? Migranti, turisti, studenti, lavoratori, manager, ricercatori, terroristi, è la mobilità la cifra che contraddistingue. E che cosa si muove insieme a questi attori, a queste persone? Beh, si muovono le merci, si muovono i capitali, si muovono le informazioni.
I flussi delineano un sistema reticolare in cui viene inscritta la vita sociale, la vita economica, la vita politica e culturale. I luoghi sono trasfigurati da questi flussi molteplici che li attraversano e questa metamorfosi, come già abbiamo evidenziato, è l'esito della globalizzazione. Lo Stato-nazione è in crisi, non entro in questo merito perché già lo sapete, comunque pensate alla questione dei nazionalismi, dei populismi, dei sovranismi in questo momento in Europa, quindi lo Stato-nazione è in crisi. C'è un nuovo posizionamento quindi, e in questa cornice sono proprio le città che diventano i nodi fra le dinamiche globali e le dinamiche locali. È la città che assume un ruolo di mediazione tra ciò che è globale e ciò che è locale. La città dal punto di vista spaziale presenta, l'abbiamo già detto e sottolineato, un'interazione tra delle forme di dispersione e delle forme di concentrazione, cioè questi due aspetti sono sempre presenti al contempo. Nella globalizzazione le città sono delle porte, cioè un luogo di passaggio attraverso cui i flussi viaggiano, si insediano nei luoghi, li trasformano. E l'esperienza urbana si trasforma e si trasforma, su questo, pensando a quanto lei diceva prima, dobbiamo essere, su questo possiamo essere certi, si trasforma ed è in un modo irreversibile. Cambiano i modi dell'abitare, cambiano i modi di muoversi, cambia il modo di usare lo spazio, di comunicare, di svolgere le quotidiane funzioni. E cambia naturalmente il corpo stesso della città, la sua superficie, e cambia che cosa? E torniamo all'inizio. Cambia la sua possibilità di riconoscersi in un'identità. Questo è l'elemento centrale. Ed è l'esito, un esito estremamente complesso da decifrare. Questa è la cosmopolis in cui viviamo. La Lazzarini la definisce, scusate un attimo. Anna Lazzarini la definisce una realtà multiforme, cangiante, plurale, che chiede nuovi paradigmi, ed è qua lo sforzo, nuovi paradigmi per essere compresa e governata. Nel tempo della globalizzazione, pensate a quanto diceva il collega prima, no? Trovi il ristorante iraniano, eccetera, eccetera. Nel tempo della globalizzazione la città è diventata mondo e il mondo è diventato un'unica sconfinata città che non ha più identità o che ha perso parte della sua identità. I confini urbani hanno subito profonde metamorfosi che ne hanno ridefinito le forme, le funzioni, i significati. Ed ecco perché Lazzarini concentra la sua attenzione proprio sui confini e sulla loro evoluzione storica. Non spaventatevi, la facciamo breve, però ci aiuta. Allora, Lazzarini parte da polis o civitas, scusate, non polis o civita, polis e civitas, e ci racconta di come la storia ci ha consegnato un'immagine della città che è uno spazio necessariamente delimitato, definito da confini netti, in cui questo tracciare i confini significa dare una forma allo spazio, significa dare un'identità a quello spazio segnalando la differenza tra quello spazio e gli altri spazi. La polis greca è il luogo in cui una stirpe, caratterizzata da una lingua, da tradizioni, si insedia, è il luogo in cui quella comunità si riconosce. I confini identificano chiaramente chi è dentro e chi è fuori, assegnando agli uni lo stato di cittadini e agli altri quello di barbari, stranieri. Nel mondo greco la nozione di confine possiede a un tempo un carattere topologico, ma anche un carattere giuridico.
Confine geografico e limite giuridico sembrano coincidere. Anche a Roma la storia incomincia con la fondazione di una città. Con quel solco tracciato da un aratro, io di fatto vado a delimitare il territorio in cui verrà edificata la città. Polis designa il luogo delle radici. La sede, civitas, designa invece il luogo dei cum cives. Ma civitas, ed è qui la differenza rispetto al mondo greco, è l'incontro tra genti diverse che scelgono di condividere un'unica legge. E su queste scelte, su queste basi, comincia l'avventura dell'impero romano, che è l'avventura stessa della globalizzazione. Cioè Lazzarini spinge a tal punto a dire nel mondo romano già c'erano, e in effetti questa integrazione di genti diverse che accettano di condividere una legge ha in sé quelle che sono le caratteristiche della fase attuale. La legge del mondo greco, per esempio, non ha alcun valore al di fuori della polis. La lex dei romani invece ha un significato di relazione, è vincolo, è patto, è continua costruzione di accordi, di intese, perché la politica per i romani è incontro di popoli, conquista ed espansione. Il mondo romano quindi appare già orientato verso il fuori, verso la cosmopolis, metropolis. La città europea è caratterizzata dalla tensione tra la difesa dei propri confini, il bisogno di radicamento, di riconoscimento identitario e la spinta a espandersi, a oltrepassarli quei confini, a integrare le diversità. È una tensione continua tra dimora e scambi. La città del Medioevo e del Rinascimento è una città compatta, con i confini netti, fortificati da mura. La piazza è il centro della vita cittadina, con il palazzo del governo e la cattedrale uno di fronte all'altro, ma spazi, tempi, forme sociali verranno fortemente modificati e trasformati da che cosa? Dal mercato e dall'industrializzazione. Siamo nella città del... Siamo nella città del Settecento e dell'Ottocento, fabbriche, ciminiere, capannoni, tutte quelle cose che adesso non ci sono più, cioè voglio dire, stiamo ragionando proprio per evoluzione storica. Pensate a quel tipo di città in cui c'erano le ciminiere all'interno della città, il capannone, la fabbrica, stazioni, nuovi luoghi della produzione, dello scambio e del consumo, hanno sostituito i luoghi antichi. Industrializzazione e urbanizzazione sono strettamente legati, sono interdipendenti. Allora, la metropoli è la nuova configurazione urbana fondata sulla relazione tra luogo di produzione e luogo di mercato. Che cos'è che ordina lo spazio della metropoli, di quella metropoli? Pensiamo all'Ottocento. Il principio ordinatore dello spazio è la fabbrica, ma anche all'inizio del Novecento, non so se ricordate, nelle città anche piccole, quelle del Piemonte, suonavano le sirene quando la fabbrica riprendeva a lavorare, vero? Lo ricordate? O ve l'hanno raccontato, insomma, guardandomi in faccia, adesso metto gli occhiali, ve l'hanno raccontato. No, te lo ricordi? Ecco, quindi era la fabbrica che organizzava lo spazio della metropoli, che organizzava lo spazio, ma che organizzava i tempi, ha riaperto, il muoversi. Organizzava lo spazio, organizzava i tempi, organizzava anche le relazioni sociali, perché il tempo libero avveniva, le relazioni sociali, è vero, avvengono anche sui luoghi di lavoro certamente, ma soprattutto avvengono nel tempo libero. Poi con lo sviluppo dei trasporti le distanze si accorciano e il tempo pubblico si allontana via via dal tempo naturale e diventa funzionale all'organizzazione del lavoro e della burocrazia.
Il tempo delle città è quello, pensate anche al nostro modo di vivere attuale, no? Della burocrazia, quando posso recarmi nel determinato ufficio per avere, vabbè, adesso in teoria dovremmo riuscire a fare tutto online, però per avere il determinato certificato, no? È la burocrazia che mi organizza il tempo. Quindi la seconda rivoluzione industriale, nella seconda metà dell'Ottocento, produce una città nuova, la grande metropoli europea, pensate a Londra, a Parigi, ma a Milano, perché no? Certo, ma Napoli anche, che aveva una fiorentissima industria della seta, era una delle grandi città europee. Nello spazio urbano sono tendenzialmente separate le diverse funzioni, lo zoning di cui parlavamo all'inizio, le zone residenziali, quelle produttive e quelle del terziario. Lo sviluppo industriale e tecnologico genera una forte espansione urbana, territoriale, demografica ed economica. Tuttavia la metropoli conserva dei confini. Voglio dire che la metropoli, quelle metropoli fino alla seconda, fino agli anni 80 del Novecento erano metropoli riconoscibili nelle loro caratteristiche di compattezza, di densità e di gerarchizzazione degli spazi. E arriviamo allora, quasi finito, a uno degli ultimi concetti di Lazzarini, proprio quello di cosmopolis, che colloca il contesto qual è? È quello della complessa riorganizzazione del post-fordismo, in sostanza del taylorismo, con cui la produzione industriale cambia rapidamente e decisamente i modi di produzione. Sono le tecnologie avanzate dell'informazione, è lo sviluppo di reti di imprese, che determinano tutta una serie di effetti sulla metrica sia spaziale che temporale. Ed è lì che la città inizia a rovesciarsi verso l'esterno. Quindi siamo in quei famosi decenni di cui parlavamo, gli ultimi decenni del Novecento. La città si rovescia verso l'esterno, si estroflette, inizia a dislocare, trasferisce oltre i confini urbani, trasferisce oltre i confini urbani chi? Ma gli abitanti, le attività, i servizi. Il processo di decentramento è iniziato, come dicevamo, in quegli ultimi decenni, ma è tuttora in corso una suburbanizzazione fortissima. E però questa suburbanizzazione avviene in modo disordinato, discontinuo e scomposto. Questo è uno dei problemi più grossi. Cioè questo non paesaggio, cioè se voi pensate al bel paesaggio italiano e se attraversate questo, cioè, ma nulla, partiamo da Alessandria e veniamo a Varallo, è veramente, cioè, ci sono degli squarci, cioè, qualche parcella, per il resto sono appunto questo susseguirsi di costruzioni che sono lì in modo assolutamente casuale, o meglio casuale, perché ogni costruzione è dovuta a delle logiche ben precise, che però non corrispondono a un bene che è pubblico, ma corrispondono a delle logiche private. Quel famoso surmodernizzazione, ricordate di Auger, quel famoso eccesso di ego, no? Eccesso di tempo, di spazio, eccesso di ego. Ecco, è questo il risultato, questo disordine che tanto affliggeva, sto pensando adesso in letteratura, molti scritti anche importanti sui luoghi di Zanzotto, no? Del suo Veneto, del suo altipiano, ha scritto a lungo lui di questo modo di deturpare il paesaggio dei suoi monti, delle sue colline. Questo è un po' il nostro fascino, se mi consente questa... Prego. Il fatto di... secondo me è un retaggio che ci portiamo da tantissimo tempo. Allora finisco e così poi introduciamo tutti gli elementi. No, per carità, altro che questo dicevamo allora, che sulla suburbanizzazione non è che si sia fermata, dice, è venuta in crescita, quando è iniziata negli anni 70, quando è finita nel 2015, no, sta continuando con le modalità e con le caratteristiche
che abbiamo esaminato. Allora, la dipendenza dall'auto, anche perché quel modo, se colleghiamo tutte le cose, ripensate allo sprawl, no? Quel modo del consumo urbano, se io abito nella casetta e sto a 10 km e lavoro là, l'auto la devo avere per forza, no? Ecco, la dipendenza dall'auto, lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione, la terziarizzazione, ma non si può più neanche parlare solo di, cioè il terziario ormai è un terziario che in realtà è un terziario avanzato, si parla di settore quaternario in cui i flussi sono determinati non dal terziario ma sono determinati dalle decisioni, sono determinati dalle informazioni, sono flussi immateriali quelli del terziario avanzato o quaternario come in realtà bisognerebbe chiamarlo. E questo che cosa fa sì, proprio questi flussi legati al quaternario, che di fatto la vita urbana si libera dai vincoli della prossimità fisica, non ho più bisogno di una prossimità fisica e le forme urbane così appaiono sempre più instabili, sempre più provvisorie. Abbiamo degli sconfinamenti con dei comparti dove ci sono delle zone residenziali, dei centri commerciali, delle multisale cinematografiche, delle palestre, delle piscine, delle spa, dei ristoranti che affollano questi vasti territori. Credo che insomma possiate semplificare con ciò che voi conoscete rispetto alla vostra realtà, ma accade davvero dappertutto, perché se accade ad Alessandria, con tutto l'amore e l'affetto, vuol dire che può accadere dappertutto. Cioè Spinetta Marengo, che è un luogo di fabbriche, di chimica, quella pesante, tutto, però ha lì una multisala con 5-6 sale, non lo so quante, poi ha una spa, bella vita, il benessere, cioè così, no? Questo territorio che viene fuori. Vi ho citato la mia città, ma accade in tutte le grandi città. È la città diffusa, dicevamo, è la città diffusa dell'età della globalizzazione, una città sparpagliata, estesa, capace di distribuire sul territorio quei servizi che un tempo erano solo nel centro urbano. Io vado nella multisala cinematografica in campagna, cioè in campagna, non si può chiamare campagna, in un'area non urbana ma neanche non rurale, e quindi voi capite come di fatto questo tema dello sconfinamento sia centrale. Scrive Lazzarini: entro in questo immenso territorio urbanizzato generato da ripetuti sconfinamenti è diventato impossibile distinguere dentro, fuori, centro, periferia. Il centro si riversa all'esterno e pervade i margini e la periferia si inserisce negli interstizi delle zone centrali. Quando vi facevo prima l'esempio del garage e del centro commerciale vuoto nel centro della città e vi dicevo che di sera ha caratteristiche altre, perché è questa periferia, intendendo una periferia che non è fisica ma una periferia economica, culturale, che si inserisce in questi interstizi lasciati vuoti, non so se mi avete compreso. È questo uno dei tanti problemi. Negli spazi vuoti, dicevamo, delle zone centrali, e si disseminano ovunque. I confini urbani tentano a dissolversi, ma se i confini risultavano essenziali per conferire un'identità alla città, allora che cosa dobbiamo dire? Che oggi si dissolve la forma della città? Si dissolve l'essenza della città? Ecco, allora questa è l'ultima riflessione davvero di questo percorso, e Lazzarini, insomma, io la trovo molto convincente, anche perché lo pensavo già la prima, sui confini, sui margini, abbiamo ragionato molto anche nelle nostre summer school estive dell'Istituto Nazionale, abbiamo ragionato molto fra noi colleghi e abbiamo sempre, questo lo dico per così, per correttezza, abbiamo sempre ritenuto che il confine, il margine fosse portatore di una grande ricchezza e che proprio quel confinare, sconfinare potesse offrire, ovviamente con tutta una serie di elementi di governo di questi sconfinamenti, delle possibilità di arricchimento, no, questi scambi, non esiste più centro-periferia, c'è questo incrociarsi. Proviamo a vedere come l'ha definito, c'è anche una canzone degli Yo-Yo Mundi che è particolarmente bella, che si intitola La bellezza dei margini.
e che ragiona su questi temi, su questi aspetti. Lei lo chiama bordering, bordering che vuol dire appunto orlatura, no? E siamo di nuovo lì, siamo di nuovo al confine. La traduzione può essere anche quello di frontiera, ma io lo trovo eccessivo in questo caso. Se da un lato i confini urbani tendono a farsi indefiniti, dall'altro all'interno delle città, ne facevamo già cenno all'inizio di oggi pomeriggio, c'è un'incessante produzione di confini, limiti materiali e immateriali. Cioè, se voi non conoscete determinate grandi città, vi accade di essere in centro. Adesso non dico il nome della città perché sennò Enrico ride. Vi capita di essere in centro in una grande città, se voi non la conoscete vi allontanate, vi spostate di 50 metri e vi trovate in una realtà da paura, che dite aiuto, cosa ho fatto, uno si blocca e dice adesso devo girarmi, cercare di retrocedere e tornare. E c'è un confine lì, no, non c'è niente che te l'abbia fatto capire, è un confine immateriale, però c'è un confine fortissimo e grossissimo, e questo accade in quasi tutte le città europee e non solo europee. Quindi ci sono confini dentro la città, questo è l'elemento di novità come riflessione. Non l'ha detto solo Lazzarini, per carità, l'hanno detto in moltissimi altri, e in 900.org poi dico almeno soltanto il titolo di quello perché non credo di riuscire a mostrarvelo. Ci sono molti altri studiosi e studiose che ne hanno parlato, però direi che con questa chiarezza che le viene dal suo sguardo, lei si è riuscita a farlo comprendere meglio. Allora, se da un lato dicevamo i confini urbani si fanno definiti, crescono i confini all'interno della città, quei limiti materiali e immateriali disseminati nello spazio vissuto come nell'immaginario. Allora, che relazione ha la città globale con i confini? Ha proprio quello che dicevamo, cioè ha una relazione simultanea di sconfinamento e confinamento. Cioè io esco dalla città, sconfino e al contempo metto dei confini all'interno della città. I confini stabiliscono forme di controllo spaziale, sociale, e con la dialettica inclusione-esclusione costruiscono un ordine, una gerarchia. Vi ricordate all'inizio quando parlavamo della polis che dicevamo chi è dentro e chi è fuori? Ecco, qui viene stabilito da questa dialettica, inclusione-esclusione, chi è dentro e chi è fuori, ma posso essere dentro la città. È questo il nuovo, vi ricordate quando poi mi ha parlato della fabbrica che organizza il tempo, lo spazio? È questa la dialettica che adesso organizza gli spazi. È l'inclusione e l'esclusione che definiscono l'identità e l'alterità. I confini esterni si fanno sempre più rarefatti, quelli interni si moltiplicano e si spostano. E quella città, ricordate quando dicevamo la città fortificata, il recinto all'interno del quale io metto a riparo me stesso e i miei beni, no? Quella città che mi dà sicurezza, è diventata una città che invece è diventata luogo di pericoli. Questa paura che dilaga, no? questo nei contesti urbani, questa continua sensazione di attraversare i pericoli. Le città che sono interessate da un lato alla gentrificazione, lo abbiamo visto, alla rigenerazione, e dall'altro lato abbiamo le città in cui avviene il contrario, cioè avviene invece la segregazione sociale. Città che sono ridisegnate dalla paura, perché se no altrimenti perché quei sistemi di accesso, di controllo, perché tutte queste telecamere? Cioè le telecamere chiaramente sono dovute alla paura, cioè non è più il quartiere dei giornalisti a Milano, della Maggiolina, dove per entrare negli anni 60 dovevi dire al signore in divisa come ti chiamavi e questo citofonava a casa, che era un'altra cosa, no? Che era il ceto che si distingueva, eccetera eccetera. Qua è proprio una forma di controllo all'accesso perché è dettato dalla paura. Non so più quale calciatore, sempre in Lombardia un mese o due fa, che è stato
rapinato in casa con la moglie, insomma, vabbè, non voglio fare esempi che non ricordo. Comunque anche lì poi tu dici: come ha fatto a entrare, che c'era tutto questo sistema di controllo particolare? Ma pensate a Milano 2, che cos'era, no? Adesso ormai è diventata, cioè voglio dire, ai suoi anni, però che cos'era all'inizio? Quindi queste città ridisegnate da spazi che sono da confini, insomma, che possono essere materiali o immateriali. E tuttavia, dice Lazzarini, questi dispositivi non riescono a spiegarci la complessità e la ricchezza, ecco qui l'elemento positivo, la ricchezza dell'esperienza urbana al tempo della globalizzazione. Perché dentro la cosmopolis si diffondono delle pratiche molteplici di vivere il quotidiano. Pratiche molteplici per attraversare lo spazio, cioè si determina uno spazio vissuto che ha più voci, che è plurale. Certamente la cosmopolis è una Babele di culture, di identità, di codici, di linguaggi. Ecco, allora in sostanza la sua indicazione qual è? Lei dice che, dato che certamente c'è ricchezza in questo essere altri, in questa pluralità, e io ritengo che sia vero, Lazzarini dice che bisogna mettere in atto degli sguardi, delle pratiche, delle iniziative che siano in sostanza delle pratiche di traduzione. Cioè lei dice: dobbiamo imparare a tradurci l'un l'altro. Cioè io devo riuscire a capire, a tradurre che cosa quel modo di essere altro significa. E lei crede che questo modo di riuscire a comprendere, tradurre significa in sostanza riusciamo a comprenderci gli uni con gli altri, sia l'unico modo possibile per abitare la cosmopolis. E lei dice che d'altro canto, se la cosmopolis è il mondo che è dentro la città, c'è da dire anche che se il mondo è dentro la città, io posso assistere a una continua creazione di mondi. Ecco la ricchezza di cui parlavo, una continua creazione di mondi, di relazioni, di luoghi, di immaginari. Tutto sta nel riuscire appunto a comprendersi, a tradurre e a governare. Io vi ringrazio. Di tu no, nel senso che volevo soltanto dire che esiste questa cosa. Posso dirlo? Prego, prego. No, vieni Enrico. No, io volevo solo fare due comunicazioni di servizio veloci, nel senso che, come avete visto, abbiamo ripreso la lezione, ma anche l'altra volta ha tentato solo che il professor Tigrino si spostava, in questo caso invece... Beh, ma la collega, appena ci siamo viste, mi ha offerto il caffè, è stata gentilissima, ci ha accolto anche il dolcino, mi ha detto: tu devi star lì, ferma lì, e io allora ho scelto la posizione e l'ho mantenuta, perché sono ubbidiente, come tu sai. Sì, basta dire, fare quello che dice lei, poi dopo... Comunque, a parte gli scherzi, volevo dire che noi generalmente facciamo una registrazione, cioè quindi il file audio, oltre al video, per cui se qualcuno volesse rivedersi anche la lezione precedente, oltre a questa, naturalmente si rivolge a noi e noi forniremo il file. Questo... Posso avere quella di Tigrino? Certo. Grazie. Sarà soltanto lui, l'audio. Ma no, mi va bene l'audio. Purtroppo era un po' ballerino lui, si è messo in un angolo e noi non riuscivamo a seguirlo. Soggiorno. Non avevamo l'operatore. Con la Steadicam. Questa come prima cosa. La seconda cosa, naturalmente, un ringraziamento per appunto la lezione e naturalmente la possibilità, comunque, visto che il tempo c'è ancora. Certo. Anche perché stavamo ragionando. Gli spunti sono stati tanti, anche gli interventi sì. Appropriati. Volevo solo dire che quindi esiste. C'è tutto il tempo a disposizione, casomai prenotiamo l'Albergo Italia per il vostro soggiorno, tornate domani. No, ti ringrazio, ma domani mattina abbiamo delle riunioni già in prima mattinata. Andiamo avanti, poi cancelleremo dal video questa parte.
Eh sì, ancora registrati, no? Basta. Allora, registriamo solo questa cosa qua che dico. Quello che avete avuto fino ad ora sullo schermo è un dossier che sta dentro 900.org, vedete, questa è la testata. 900.org è una rivista online che ben conoscerete, anche perché Enrico Pagano è vice direttore di 900.org, non so se lo sapevate, lui di solito, ecco, perché lui è un uomo che è modesto. Sì, Enrico Pagano insieme alla direttrice Agnese Portincasa, e la vice direzione è di Enrico Pagano e Carla Marcellini. Qui dentro noi troviamo dei materiali che sono utilissimi per di 900.org, però avrai già parlato, no? Sì, ecco, quindi non ve lo spiego, cioè non ve lo sto a raccontare. In questi materiali c'è questo dossier che sta dentro, se poi lo volete ricercare per conto vostro, voi andate su 900.org, poi fate dossier, poi scendete e andate a insegnare l'Europa contemporanea, cliccate lì, scorrendo trovate questo, che è la Città Europea, Lessico, Problemi e Storia, pubblicata nel febbraio 2018, l'ho costruita e lo dico con una nota davvero di grande tristezza, insieme a Flavio Febraro, che è un nostro collega che è mancato per un incidente in montagna proprio nel luglio scorso, e quindi noi siamo i due autori di questo studio di caso, che è pensato per essere utilizzato proprio a scuola. Alcuni documenti, cioè alcune citazioni, ovviamente si intrecciano con quello che vi ho raccontato oggi, però siccome sono passati 2 anni, io avevo detto a Enrico Pagano che avrei utilizzato soprattutto questo, e poi invece rivedendo le cose ti accorgi che insomma comunque ci sono una serie di riflessioni di cui non avevi tenuto conto, ed è per questo che ho pensato che preferivo offrirvi questa relazione pensata proprio per voi ora, e intanto questo potete guardarvelo per conto vostro, insomma funziona così. C'è la destinazione didattica, che è il triennio della secondaria di secondo grado, poi c'è il lessico base della città, come vedete c'è la definizione, c'è megalopoli, ci sono tutti i riferimenti, vedete qua quando dice si vede documento 1, poi vi faccio vedere come si guardano i documenti, soltanto per dirvi quali sono le parole calde, centro, periferie, le periferie, insomma incontrerete molti dei ragionamenti che abbiamo fatto insieme oggi pomeriggio. L'indebitamento, i grandi eventi, per esempio qua sui grandi eventi ragiona che cosa ha significato per Torino o per Milano l'Expo, no? Quindi, oppure il villaggio olimpico per Torino, la gentrificazione, la città museo, la città europea, la globalizzazione, l'indice di globalizzazione, come vedete è molto, insomma è denso, globalizzazione politica, nuove ceti urbane, nuova povertà, inclusione, esclusione. Quando dicevo non è solo Lazzarini che ha ragionato, qua trovate dei documenti che erano stati scelti e che offrono insomma delle conclusioni abbastanza simili. L'esplosione urbana europea, lo spazio della Civitas, la città come fortezza, il nuovo impero, il discorso che abbiamo fatto alla fine, quello di creare di nuovo all'interno della città dei recinti, delle fortificazioni, città e migranti, avevamo portato il caso di Riace, prima che naturalmente allora non era ancora accaduto quello che questo povero sindaco si è trovato addosso. Qua c'era una bibliografia essenziale dove sono citati, vabbè, Auger c'è, Brusa c'è, e poi vabbè invece quelli che vi ho detto oggi non ci sono, però ve li ho detti, Benevolo, la fine della città, sentieri urbani, se trovate le mani sulla città, questo libro che è stato annunciato venerdì scorso ci sarà pure, è in edicola però, e poi vabbè Schlöger ve li ho dati i riferimenti. Ecco i documenti, fotografia essenziale, ecco, per vedere i documenti
sono 13. Ecco, vi faccio solo vedere questo che secondo me è uno dei più belli. La ricostruzione di Dresda attraverso le fotografie. Allora, dopo i bombardamenti alleati, quelli inglesi e statunitensi, con cui Dresda venne distrutta, qua vedete, se clicco sulla foto, vedo la ricostruzione della città. Ecco, è così, insomma, ve ne mostro ancora uno, ma poi... Ecco. Ecco, questo documento 3 ve lo segnalo, perché non so se sono io che sono stata sfortunata o poco capace, però insomma, siccome l'avevamo fatto, me lo ricordavo ed era diverso. Siccome fare le tre mappe di Roma, della distribuzione della popolazione... Siccome probabilmente il sito nel frattempo si è aggiornato, perché siamo nel 2019, trovate delle cose interessanti lo stesso su uguaglianze e disuguaglianze nella città di Roma, però non trovate più, cioè non corrispondono più a questa descrizione. Sì. E poi via, insomma, si può cliccare su tutte queste. Quando vedete le parole in grassetto. Avete riferimento al documento, sono documenti diversificati, nel senso che prima avevate visto che erano fotografie, possono essere mappe, possono essere qua in non luoghi, per esempio vi riporta alcune pagine del testo di Auger, basta scorrere, insomma, d'accordo? Ecco. E questo ve lo trovate andando su 900.org, poi andate su dossier, e poi andate su insegnare l'Europa contemporanea. Ecco, vedete? Sto tornando indietro così. Perché dovete scorrere, quando siete in insegnare l'Europa contemporanea dovete scorrere un po'. Ecco, studi di caso, la città europea, lessico, problemi e storia, Flavio Febraro e Luciana Ziruolo, e sotto c'è un altro studio di, insomma, ci sono vari studi, quello sotto combinazione, però sei sotto di Enrico Pagano. Bene, in ordine generale. Ecco, Enrico, tu non vieni qua? Non so, io ho interrotto prima il collega. No, adesso mi ricollegavo una cosa che avevo detto un po' di tempo fa sulla identificazione delle metropoli, no? No, mi era venuto in mente questo confronto tra il nord e il sud, dove percorrendo l'Europa del nord, sì, noi troviamo un tipo di cultura urbana, no? Che insomma è abbastanza unico, no? Cioè è abbastanza unificato, sì, rispetto al sud, sì, dove io adesso, pensando a Roma o a Napoli, dove c'è tutta una serie di stratificazioni urbanistiche e storiche, no? Che vanno, ed è un po', credo, quello che ci vive il mondo, no? Questa mentalità nostra un po' di lasciar cadere le cose anche importanti, però con la presunzione di dire noi la rifaremo meglio, no? La rifaremo. E quindi nel corso dei secoli si è creato questo marasma, questo tipo di civiltà che noi viviamo come italiani, no? Ed è probabilmente, cioè, il resto d'Europa, secondo me, quello che ci invidia, perché è quello che non hanno loro. Un tipo di, cioè voglio dire, è
molto, credo sia molto più facile individuare la cultura di un popolo visitando Roma o Napoli, per dire, che non a Parigi, perché io sono stato a Parigi più volte e certo è una città magnifica con il Louvre, con quello che vuole, però è già una città che è nata grande dall'inizio, no? Non so come dire, è una città che secondo me si spersonalizza molto nella sua struttura globale. So di non essermi spiegato, però no, è che sono talmente tanti i fili che ognuno attraversa quando attraversa lo spazio e il tempo, che inevitabilmente a volte non si riesce a mettere a fuoco quello che invece ci sta particolarmente, non si riesce a mettere a fuoco l'altro, quel famoso discorso della traduzione, del comprendersi, no? Per cui sì, effettivamente, ad esempio, quando si parlava di alcuni concetti come quello di Sproul, per esempio, è stata, io poi non ho parlato perché non mi sembrava il caso, era stata proprio individuata nello studio il fatto che l'Europa del Nord si comporti diversamente rispetto all'Europa meridionale, ma questi sono elementi che sono costitutivi del, così come all'interno del nostro paese ci sono elementi che non sono tutt'oggi risolti, di squilibri spaziali ed economici e culturali e politici tra il nord e il sud del paese. Voglio dire, questi sono elementi. Poi sul fatto che le città siano nate come città grandi, non lo so, non ne sarei poi così certa, cioè penso piuttosto che il discorso che faceva rispetto al noi lo facciamo meglio, ecco, quello sì sia un elemento, no? Di non sapere intravedere nella stratificazione, cioè nel non saper guardare, che è diverso dal vedere, no? Nel non sapere valorizzare quelle che sono le varie stratificazioni che si sono create nel tempo, ma questi sono discorsi che voglio dire un poco esulano dalla nostra competenza, nel senso che ci vorrebbero degli urbanisti probabilmente per ragionare su questi aspetti. A me premeva di più ragionare sul fatto che, siccome penso che, continuo a pensare che l'area della città renda liberi, no, penso che, cioè, con tutto il rispetto, io adesso abito in un luogo rurale, in collina, quindi figuriamoci, ma siccome penso che l'area della città renda liberi, mi preme riuscire a capire come poter vivere in queste nostre città, mi piace riuscire a capire quali possono essere le linee interpretative d'azione per far sì che non si assista a una degenerazione di questi nostri spazi urbani, che sono cambiati, che sono diversi, che sono un'altra cosa, ma dobbiamo cercare di immaginare, così come hanno fatto le generazioni precedenti alle nostre, voglio dire, dalla città fortificata che aveva la piazza e il campanile, il palazzo del governo, alla città con la ciminiera e il capannone, insomma, avranno pur fatto uno sforzo, no? Immagino notevole per abitare, per dimorare, e allora credo che anche noi si debba riuscire a stabilire dimora in questa nostra città contemporanea che sta dentro la globalizzazione, che quindi della globalizzazione ha tutta la complessità e al contempo tutte quelle che sono gli aspetti contraddittori, ecco. Però dobbiamo imparare a decifrarli, a gestirli e a governarli. Forse bisognerebbe essere in Canada, dove hanno fatto a Montreal, hanno fatto queste città sotterranee dove d'inverno passeggiare. Sì, ma io penso che le generazioni abbiano sempre, se pensiamo alle New Town,
alle New Town inglesi, no? Alle città giardino, cioè sono state sempre molteplici le possibilità. Io credo però che noi come cittadini, insomma, convenga cioè essere consapevoli di quanto sta accadendo, cercare di interpretarlo per poterci muovere e agire appunto come cittadini e cittadine, per abitare questo spazio, questo tempo. Questo ci è stato dato, questo è il nostro e questo, e su questo dobbiamo ragionare, ecco. Prego. Guarda, secondo me quello che è un punto, è un momento storico che poi si è portato dietro tutta una serie di problemi, e da questo momento poi vorrei andare a chiarire secondo me due inesattezze che sono state dette sugli esempi di Torino e Milano, più sulle prospettive che poi di esempio. Beh, ad ogni modo si era partito dicendo sul ragionamento del 61 sulle grandi città, si partiva su un discorso del grande numero negli Stati Uniti, dove ci sono veramente le grandi città, e poi vabbè, ci sono altri casi che ad esempio in Cina. Ed infatti queste tematiche che iniziano negli anni 60 hanno un punto che è il 68, dove quando viene organizzata la Biennale da Giancarlo De Carlo va a porla tutto in modo teorico, e c'è già il problema che Giancarlo De Carlo, che sì, non ho capito il seguito, ha organizzato la Biennale, dove però mancavano, aveva fatto fatica a contattare Stati Uniti e Cina, quindi centro del problema è di trattare questo problema del grande numero. Quell'anno lì viene occupata, criticata la Biennale, si dice basta Biennali fasciste, nonostante De Carlo sia un urbanista nato, certo, la resistenza, e da qui emergono una serie di problemi. Non ci si concentra più sull'urbanistica quanto più sull'architettura. Infatti anche Benevolo mi pare che ci sia un libro in cui tratti proprio dell'urbanistica di questa visione. Beh, lui è un urbanista, cioè anche in questa intervista viene ricostruito il suo. Se interessa, in questa intervista io naturalmente ho ragionato su quello che riguardava la città, ma ci sono proprio tutta, c'è proprio tutta l'intervista a lui su, come urbanista, sulla sua formazione, sul perché, sulle varie fasi. Sì, sì. Vabbè, infatti lì ci sono poi una serie di critiche, anche da questo momento vedo che prima c'è un'attenzione all'architettura, anche perché è più una visione globalizzante, totalizzante rispetto a quella individualista forse sottottima dell'architetto, cioè sì, due prospettive diverse. Assolutamente. Qua emergono nel 68, da casa emergono quali sono le attuali artistade, che tra cui Lorenzo Piano, che all'epoca diceva prima non mi ascoltava nessuno, mi sono fatto crescere la barba e dopo mi ascoltavano, cioè quindi qui definisce un po' il personaggio. E da questo momento è più il singolo edificio che va a definire un po' quello che è il quartiere intorno. E nei due esempi di Milano e Torino si vedono due artistate. Nel caso di Milano, Boeri, che è questo bosco verticale, che ha avuto questo successo, che però è tutto fuorché sostenibile, però questo mito della sostenibilità e del verde è funzionato, e stanno per costruire una città in Cina, tutta progettata da lui, con tutti gli edifici progettati da lui che non funzionano, e si stanno già dimostrando. E Renzo Piano, quanto detto su Torino prima, che non è cambiata, dal 2006, che c'è anche l'esempio sulla dispensa, alla costruzione di Renzo Piano dell'edificio Chiesa San Paolo, che ha cambiato e stravolto lo skyline, che ha cambiato e stravolto un intero quartiere. Cioè, mi sembra che ci siano stati tutti questi cambiamenti, che questi cambiamenti siano legati a questa prospettiva individualista anche dell'architetto. E queste due artistate, secondo me, hanno causato due problemi, e da lì invece due quartieri si sono rivalutati intorno a questi tipi. Ma se posso, allora, piazza, quartiere Isola non è soltanto Boeri. Boeri è il bosco verticale, quartiere Isola è molto altro. Piazza Gaolente, il grattacielo Unicredit, è la realizzazione di quel bosco, come si chiama, il bosco biologico, che nello spazio sottratto era del Caltagirone, quello spazio, quello a fianco a noi quando scendiamo, la biblioteca degli alberi, che era quello spazio lì avrebbero dovuto crescere quei due grandissimi edifici che poi furono bloccati.
Quindi è molte cose il quartiere Isola, non è solo quella questione legata all'Archistar, no? Di cui tra l'altro si parla anche qui. Poi vabbè, il discorso tra la differenza tra architettura e urbanistica, il discorso politico su come l'urbanistica sia purtroppo una stagione che è finita, che è chiusa, cioè finita chiusa, non ha più la centralità che veniva assegnata all'urbanistica negli anni 70, in cui c'era davvero questo discorso, questo progetto che era un progetto collettivo, che non era il discorso dell'eccesso dell'ego, della surmodernità. Ma su Bavia ha funzionato questa prospettiva, secondo me, che hanno fatto proprio degli interventi urbanistici, mi pare, appena prima, nel 67, con questa logica si è ragionato proprio su una città. Certo. Il ragionamento anche se è fatto sulle piazze del piccolo padre, se l'ha fatto. Ma l'urbanistica aveva questa sfida, si poneva questa sfida, e poi sono cambiati i tempi, cioè voglio dire, ci sono i mutamenti di tipo politico, economico, che fanno sì che oggi forse va, no? C'è l'Archistar, appunto. Però Isola continua a sostenere che non è legata soltanto a Boeri, che peraltro poi comunque gli esempi si moltiplicano dopo di lui, ma erano anche precedenti, non è legata solo a quello, della fondazione Peppionelli, quelli si fa tutto nuovo, però ecco, lì era più sulle dinamiche, mentre Torino era più filava col discorso, su Milano più sulle dinamiche, perché quella zona lì sono stati espropriati. E forse sul discorso su Torino però non l'ho fatto io, credo che l'abbia fatto il collega. Che comunque c'erano stati tanti cambiamenti, però nel caso di Milano non è stato uno sgombero dolce. Infatti è quello che abbiamo, detto, sì, certo che no, quando parlavamo del fatto che ci sono queste aree che assumono un valore, però c'è chi la subisce, no? Quando abbiamo detto la gentrificazione è un aspetto positivo e al suo rovescio della medaglia, che è il fatto che interi ceti sociali, intere fasce sociali subiscono questi fattori, questi fenomeni. Qualche altro intervento? Domande? Io mi permetto solo di dire, perché c'è poco che ho conosciuto la realtà di Torino, che è la prima volta, ecco, che certe dinamiche che purtroppo adesso notiamo in queste grandi città, probabilmente hanno un retaggio molto profondo, perché io ricordo negli anni '80 c'erano già delle realtà molto pesanti per quanto riguarda ad esempio la Fiat, che comunque attirava molte persone, per cui c'erano già dei flussi migratori, erano dei flussi migratori interni, ma c'erano questi flussi migratori che la città comunque non riusciva già allora a contenere, perché io stessa ho visto quelli persone che andavano a vivere nelle case occupate, cioè occupavano, cioè per famiglie proprio che arrivavano, sfondavano le porte delle persone che magari erano nel famoso caso preventivo, sfondavano la porta e andavano a vivere. Lo so perché io lavoravo in un asilo che si occupava anche di queste cose. Ecco, quei problemi non sono stati risolti e adesso diciamo che con questi flussi migratori che sono ancora più massicci e la città non è riuscita a rispondere, per cui né dal punto di vista urbano né dal punto di vista, possiamo dire, anche dei servizi sociali, così non è riuscita a contenere questa cosa. Quindi abbiamo veramente un'esplosione di tutte quelle cose di cui si è parlato, di tutti questi problemi. Il problema è questo, che come abbiamo detto, che la globalizzazione è irreversibile il fatto, perché è così da millenni e continua ad avvenire, che le persone si spostano. Cioè, noi adesso affrontiamo i nostri temi, però qua davvero non voglio più, perché sennò poi non riusciamo.
Però questo è un elemento fermo, irreversibile, le persone si sono sempre spostate e continueranno a spostarsi e sono gli attori delle città, gli attori principali delle città che devono riuscire a far fronte e a organizzare. Esatto. Esatto. Sì, si è esasperata per tutta una serie di ragioni, quando parlavamo prima della città disegnata dalla paura, cioè bisogna mettere in atto delle buone pratiche, ecco, delle buone pratiche sulla città. No, assolutamente. Certo che no, sì. C'è una sciarpa per terra. Non so se abbiamo ancora qualche intervento. A me veniva in mente una possibile declinazione, poi naturalmente dobbiamo agire nelle classi, mettere insieme storia e geografia, perché tante volte ci viene richiesto questo, e attraverso ad esempio uno studio di caso sulla trasformazione di Roma durante il fascismo, secondo me noi riusciremmo a fare certo. Una splendida lezione di storia che ci inquadra senza forse bisogno di tanti altri interventi proprio il significato della propaganda, della cultura fascista, insomma, e della trasformazione, gli sventramenti, appunto. Certo. E qui mi veniva in mente rispetto a una suggestione che ma anche Haussmann a Parigi, cioè esatto, anche Parigi e Roma hanno naturalmente, non facciamo così un abuso nella similitudine, però gli sventramenti, gli interventi decisi a livello politico che trasformano completamente le città, le aprono, no? Sono sicuramente così dei canali, dei filoni di studio che potrebbero essere molto utili per capire come il potere decisionale, la politica interviene nella modifica di quelle che sono le strutture urbane. Nel caso di Roma direi che sarebbe davvero uno studio di caso perfetto per diciamo circoscrivere l'insegnamento del fascismo. Ci sono dentro tutti gli elementi utili per comprendere il fascismo, no? In uno modo studio in cui di caso viene di manipolato tipo. Lo spazio, certo. E quindi direi, e poi se poi ci estendiamo anche alla costruzione del nuovo quartiere, l'EUR, eccetera, abbiamo sicuramente degli elementi molto importanti. Quindi io lo butto lì come possibile pista di lavoro, perché poi dovremo poi anche concretizzare o comunque diciamo avere degli spunti, al di là delle lezioni che vengono svolte, degli spunti di lavoro per completare il nostro percorso in questo corso di formazione, no? Quindi l'invito è quello a pensare, sì, diciamo, certo. Se non a realizzare, magari sarebbe anche bello realizzarli, ma cominciare a pensare, a progettare dei possibili percorsi didattici legati allo studio di caso sui temi che abbiamo affrontato oggi, così come su quelli affrontati nella lezione del professor Tigrino. Nelle prossime lezioni, come dicevo prima, avremo delle esemplificazioni attraverso quelle di Vaudano. Sì, attraverso le lezioni di Marcello Vaudano, che proporrà dei percorsi, dei progetti che lui ha sperimentato negli anni in cui è insegnato. Adesso fortunatamente per lui è dal primo di settembre in pensione, quindi diciamo così vuole condividere quelle che sono state le sue sperimentazioni anche interessanti da un punto di vista didattico. Quindi sì, avremo... ma gli spunti sono molteplici, nel senso che se uno ha davanti quel dossier, se lo scorre rispetto ai vari temi, uno può anche restituire protagonismo ai suoi studenti chiedendo a loro: gira per la tua città, gira per il tuo paese, cerca, dimmi, descrivimi, perché la geografia è descrizione interpretativa, e quindi il tempo lo uso, però devo usare anche la geografia, no? Ecco, allora, descrivimi che cos'è centro, che cos'è periferia nella tua realtà.
il discorso dei confini, no? Tra i quartieri, ci sono dei quartieri, cioè chiedere loro di restituire un'immagine su cui poi si può lavorare tutti insieme, perché certamente ognuno di loro sarà verosimilmente portatore di immagini differenti rispetto a come vivi, anche perché se tu abiti in una determinata zona di lusso, residenziale, eccetera, eccetera, porti uno sguardo rispetto alle altre zone. Se tu arrivi da una zona deprivata ne hai un altro. Allora confrontare poi all'interno della classe questo tipo di risposte e di descrizioni può essere utile per cercare di costruire una piccola descrizione geografica collocata nella storia. Che si applica poi anche alle realtà più piccole. Alle realtà più piccole, cioè, ma io in questo minuscolo, io vivo nella frazione, in questa minuscola frazione dove adesso quasi vivo, che non so se ha 80 abitanti o 100, non lo so, gli abitanti del luogo mi hanno detto, ma dov'è che abita? E mi hanno detto, nel centro storico. Io sono rimasta, vi assicuro, assolutamente esterrefatta. E poi invece ho capito che dovevo essere assolutamente rispettosa, perché viene così in comune, lo identificano, cioè, che è quella via dove c'era la prima scuola elementare di fine 800. Quello era il centro, cioè sono 100 metri per dire, no? Però se cambi gli infissi lì, in quei famosi 100 metri, devi chiedere, sì, devi chiedere, no, devi chiedere che è il centro storico di un luogo che veramente non è neanche un comune, è una frazione. Per cui nel centro, lo puoi fare nei centri più piccoli, chiedere che cos'è il centro del posto dove, no, e capire se è il centro, che ne so, una volta il centro era il posto dove c'era il panettiere. Adesso i parcheggi. Ecco, adesso sono i esatto, il non luogo. Cioè, io credo che sia, lavorando con loro, secondo me ci si diverte molto di più, eh? Cioè, ci si diverte e si hanno delle informazioni che noi, anche i colleghi, per quanto possano essere giovani, non hanno. Se non le prendi da loro, non le hai, eh? C'è niente da fare. Va bene, grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Alla prossima.